Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi un nuovo video unboxing. Qui accanto a me ho letteralmente una montagna di pacchi che andremo ad aprire assieme, pacchi che ho in arretrato, messi da parte da non so più quanto tempo e quindi avevano bisogno di un degno video unboxing. Ma prima di cominciare, ragazzi, vi ricordo che utilizzando il codice sconto 7 Potter su Pumpling avrete il 20% di sconto su tutti i vostri acquisti da qui all'eternità. La maglietta che indosso oggi a tema Stranger Things è proprio di Pumpling. Ma detto questo, direi di cominciare subito con gli unboxing e cominciamo da questo che mi arriva dall'ufficio stampa di Universal e vediamo cosa contiene, sicuramente delle uscite Blu-ray e vediamo di cosa si tratta. La prima è il film di Sonic, questo film che volevo assolutamente vedere perché ricordo benissimo la polemica che ci fu quando uscì la prima immagine di Sonic, il primo trailer dove Sonic non piacque praticamente a nessuno, me compreso, lo ammetto, e poi proprio spinti dai fan decisero di modificare il suo aspetto e devo dire che questo lo trovo decisamente più bello e sono molto molto curioso di vederlo anche per la presenza di Jim Carrey. Sonic ovviamente è gioco della mia infanzia, quindi non vedo l'ora di guardarlo. Ci sono anche delle scene inedite, i blooper, il giro del mondo in 80 secondi, la creazione di Robotnik con Jim Carrey e molto altro. Quindi, ragazzi, questo qui da vedere assolutamente. Trovate tutti i link sotto in info box, naturalmente. Poi abbiamo il nuovo film di Cetto C'è, senza dubbiamente. Questi sono quei film che guardo quando proprio voglio farmi quattro risate, voglio passare una serata un po' in spensieratezza, in super leggerezza. Allora, questo qui è uno di quei film che fanno proprio al caso mio. Anche se è una comicità che bisogna un po' prenderla con le pinze, bisogna capirla, però io ogni tanto un occhio lo butto anche a questo genere di film, sono sincero. E altro invece Blu-ray, wow, questo molto 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 interessante, si tratta di un cofanetto in edizione limitata, limited edition, Blu-ray più DVD più booklet e magnete. Quindi questo adesso lo apriamo assieme, si tratta di Grease e sono molto curioso di vederlo all'interno perché promettono molto molto bene e naturalmente vi lascerò il link a questi cofanetti in edizione limitata, ci sono anche gli altri film sotto in info box. Ok, oh guardate che bella, questa qui è la scena a scuola quando cantano due gruppi di ragazze e ragazzi dove si raccontano le loro vacanze estive, diciamo che Grease l'abbiamo visto un po' tutti, è un super classico, poi qui abbiamo il Blu-ray, qui abbiamo il DVD e da questa parte invece abbiamo il booklet che vediamo cosa contiene all'interno. Ci sono diverse immagini e citazioni del film, molto carino come contenuto, e poi abbiamo il magnete con la locandina di Grease. Devo dire che è un'edizione molto molto carina, ben curata, ben fatta, complimenti a Universal, molto molto bella, grazie mille. Passiamo adesso a questi, che invece sono due volumi che vi avevo già mostrato un attimo su Instagram, vi avevo dato un po' l'anteprima, e si tratta dei nuovi volumi illustrati di Mina Lima, che sono i grafici dietro a tutta la saga di Harry Potter e Animali Fantastici, ma anche dietro a moltissimi altri capolavori, e si tratta della loro collana di classici illustrati. E abbiamo finalmente in Italia, grazie all'Ippocampo, La Bella e la Bestia e poi abbiamo anche Pinocchio, le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi. Io su Instagram avevo detto che finalmente l'Ippocampo aveva tradotto in italiano questi due volumi, ma naturalmente mi avete fatto notare che il volume di Collodi di Pinocchio è già in italiano di per sé, ma io intendevo che hanno portato queste edizioni britanniche qui in Italia. E tra le due, quella che mi ha più colpito, devo ammettere che è quella delle avventure di Pinocchio, sia perché è un testo a cui sono legato particolarmente, visto che l'ho studiato all'università, però devo dire che come contenuti è molto molto bello perché contiene anche dei contenuti pop-up, come ad esempio il teatro di Mangiafuoco, che è davvero fatto molto molto bene, che sicuramente adesso vi mostrerò nelle immagini, ma abbiamo anche il burattino Pinocchio, gli abiti da staccare, abbiamo una bellissima illustrazione interattiva del pesce cane che mangia Pinocchio e Geppetto. Devo dire che è molto molto ben curata, ricca
di elementi interattivi e sono davvero una gioia per gli occhi questi volumi, sia come qualità di stampa, di copertine, come le coste, sia da tenere esposti in libreria. Questi si vanno ad aggiungere ai quattro precedenti che già possiedo, forse tre se non sbaglio, sì, credo siano tre, e ce ne sono altri due in uscita, Peter Pan e la Sirenetta, che usciranno questo autunno e non vedo assolutamente l'ora. Mentre questo qui della Bella e la Bestia, anche questo che se parliamo dei classici Disney, forse è tra i miei preferiti. In questo caso abbiamo questa edizione illustrata da Mina Lima, che a differenza di quella di Pinocchio, dove magari è più ricca di pop-up e di cose interattive, qui invece è più ricca di illustrazioni e soprattutto di mappe. Ci sono diverse mappe da aprire, da scoprire, e poi c'è qualche elemento interattivo, come ad esempio il guardaroba di Belle, che è molto interessante, oppure la gabbia dei pappagallini. Ci sono davvero delle piccole chicche molto molto carine, il volume della Bella e la Bestia è leggermente più sottile, quindi comprendo il fatto che magari sia più ricco di illustrazioni, ma ragazzi, sono entrambi assolutamente bellissimi e vale la pena prenderli tutti per tenerli in libreria. Mancano solamente gli ultimi due per completare questa collezione. Anche perché in Inghilterra, nel Regno Unito, sono usciti solamente questi volumi, questi sette, e hanno anche vinto di recente un premio molto molto importante e spero che magari decidano di continuarla con altri classici, chi lo sa, ma molto molto belli e li trovate tutti in info box. Detto questo, passiamo a un altro pacco, oggi unboxing molto veloce perché altrimenti questo video durerebbe 150 anni. Questo qui è un pacco che mi arriva da Oki. Oki mi ha inviato questo specchietto retrovisore per la mia auto smart. È uno specchietto che al suo interno racchiude un display touch che può essere collegato ad una piccola telecamera sul retro della macchina e una sul fronte, che ci permette sia di usarlo come dashcam, quindi di registrare la strada davanti e dietro di noi, e in caso di incidente facciamo corna, ma ragazzi, in caso di incidente è molto molto utile avere una registrazione di quello che è successo, e poi collegando la videocamera posteriore allo stop è anche in grado di simulare i sensori di parcheggio, nel senso di simulare la telecamera che ci aiuta a parcheggiare, perché inserendo la retromarcia, in automatico si attiverà la telecamera posta sul retro e vedremo qui le classiche linee rosse, gialle e verdi di distanziamento con la macchina che abbiamo dietro. E naturalmente non ci sarà il classico beep perché non sono presenti i sensori nella macchina, però potrebbe essere di grande aiuto comunque averlo per non dover girare continuamente la testa dietro. Quindi credo proprio che lo proverò e vi farò sapere cosa ne penso, magari su Instagram. È un prodotto particolare che comunque, visto che io nella mia smart non ho i sensori, non ho la videocamera posteriore, credo che proverò e vi farò sapere com'è, anche perché non costa tanto e lo trovate anche questo linkato sotto in info box. Grazie mille, Oki, per questo prodotto. E poi invece passiamo a questi, che sono dei pacchi che mi sono stati inviati da voi. Uno è questo qui, mi è stato inviato da Sinocos. Sinocos, trovate la pagina Instagram taggata sotto nell'info box, è un ragazzo che si occupa di grafiche, è un artista. Ragazzi, a me piacciono tantissimo i suoi disegni. Sono molto molto particolari perché tutti i suoi personaggi sono senza occhi e lui si è offerto anche di rimodernare un po' la grafica del mio canale YouTube. Infatti mi sta realizzando sia l'immagine di copertina del canale YouTube, che a breve modificheremo, sia anche la mia immagine del profilo. Mi piace davvero tantissimo il suo stile, è molto molto particolare, e mi ha voluto inviare anche alcuni dei suoi lavori che potrete acquistare attraverso la sua pagina, che trovate naturalmente tutta linkata sotto in info box. Ok. Ecco qui le buste al suo interno, apriamo la prima e vediamo cosa contiene, vediamo quali delle sue stampe mi ha inviato. Wow, è stato carinissimo, gentilissimo, me le ha addirittura incorniciate. Ne abbiamo una di Harry Potter, guardate quanto è bella, guardate quanto è figa questa sua illustrazione con dietro l'Ordine della Fenice, lo stemma, e se non ricordo male sulla sua pagina è presente anche una con Voldemort. E poi ecco qui la seconda, che invece è un'altra cornice
Questa qui l'avevo vista e mi era piaciuta davvero tantissimo, è quella dedicata a How I Met Your Mother, che secondo me è bellissima, è strepitosa. Abbiamo tutti i personaggi, qui abbiamo anche gli elementi più iconici, abbiamo l'ombrello giallo, abbiamo il corno blu, l'ananas. Questa qui, ragazzi, secondo me è top, veramente bellissima. E naturalmente potete anche commissionare un vostro ritratto a Sinochos, perché secondo me ne vale assolutamente la pena. Sono molto molto particolari, si possono stampare in diverse dimensioni e appenderle magari in casa. Sono davvero molto molto belli e particolari. E questa cosa che i personaggi non hanno gli occhi, i soggetti non hanno gli occhi, secondo me dà proprio quel carattere in più, quella caratterizzazione in più all'artista. Ha davvero uno stile tutto suo, molto molto bello. Ragazzi, vi consiglio di buttare un occhio. A breve, naturalmente, su Instagram vi mostrerò anche le nuove grafiche. Intanto, ragazzi, tutti i link sotto in info box. E ancora una volta, altro pacco che mi arriva da parte vostra. Questa volta me lo invia Angelo Akai direttamente dalla Svizzera. Sono molto molto contento di avere qualcuno che mi segue anche al di fuori dell'Italia. Questa cosa mi ha abbastanza stupito e mi ha chiesto di potermi inviare un pacco. Quindi adesso vediamo assieme cosa c'è all'interno. Sono super super curioso. Allora, intanto c'è tantissima carta che andiamo a togliere. Abbiamo una lettera che è la cosa per me più importante in assoluto, visto che le ho tutte conservate. La leggo qui assieme a voi. Ciao Antonio, ti seguo sempre e volevo ringraziarti per la tua disponibilità che dai sempre su Instagram. Ragazzi, mi raccomando, Antonio.seria, vi rispondo sempre. Seguo e riguardo molto volentieri i tuoi video su YouTube. Questo è un piccolo pensiero spesso introvabile, immagino ti faccia piacere. Oh, già sono super curioso. Non so se ti ricordi e puoi mostrare la mia collezione. Sì, Angelo è un collezionista di cose potteriane. Adesso magari metterò qualche immagine sovraimpressione, l'andrò a recuperare su Instagram. Ha dei pezzi davvero molto molto belli, molto interessanti. E poi ha una pagina Instagram in cui mostra proprio gli oggetti con la descrizione. Se ti fa piacere seguirla, farebbe molto piacere. Naturalmente, ragazzi, troverete tutto sotto in info box. Magari andate proprio voi direttamente a guardare la sua collezione, così non vi faccio spoiler, ma è molto molto interessante. Grazie di tutto, la pagina si chiama harrypotter.fanitalia. Angelo, grazie mille Angelo. E adesso tiriamo fuori quello che mi ha inviato. E wow, si tratta di un boccino d'oro, ragazzi, un boccino Mystery Flying Snitch. Eccolo qui, abbiamo un boccino d'oro che sballonzola un po' all'interno. Ma sembrerebbe essere un boccino volante che serve a fare dei trick praticamente, simula il volo. Io sono assolutamente negato in queste cose, ma voglio assolutamente provarlo. Ed è un boccino che in poche parole, tramite un filo di lenza, va a simulare il volo. È un po' un gioco di prestigio, diciamo così. Qui abbiamo una piccola locandina, una pergamena che parla del Quidditch, sono praticamente le regole del Quidditch. Questa è molto carina, probabilmente anche da incorniciare non starebbe male in camera mia. Poi abbiamo delle alette di ricambio, vediamo cosa contiene la scatola. E poi abbiamo questi piccoli pallini di plastilina, abbiamo il filo per poter fare il gioco, cioè ci sono un bel po' di cose dentro. Naturalmente dovrò studiarmelo per bene, ma ragazzi, sono davvero molto molto contento. Grazie mille, ti sei disturbato tantissimo. Adesso proverò a perderci tempo, magari anche questo qui ve lo mostrerò su Instagram e non posso che ringraziarti, Angelo, davvero. Grazie, grazie mille. Questo finisce dritto nella mia collezione. Ma ragazzi, è fighissimo, sbatte anche le ali. Questo batte tutti i boccini che io ho posseduto fino ad oggi. Questo dritto dritto di corsa in collezione. E per finire, due pacchetti che arrivano da AliExpress. Questi qui li ho già aperti perché, visto che arrivano dopo 3 milioni di anni, alcune cose neanche sono arrivate. Una volta che il postino me le consegna, vado a controllare cosa contengono in modo da poter aprire le varie dispute e controversie sugli oggetti che non mi sono ancora arrivati. E in questo caso si tratta, ragazzi, l'ho beccata proprio lì su AliExpress, girovagando durante la quarantena, e si tratta di questa collanina che va a riprodurre la Felix Felicis.
Io cercavo un'ampollina che l'andasse a riprodurre per poterla fare da me, ma non l'ho trovata. Non esistono ampolline così come questa da poter acquistare sfuse. E quindi ho acquistato questa collanina che va a riprodurre proprio la Felix Felicis, ha anche questo adesivo attaccato davvero con i piedi, davvero attaccato malissimo anche a testa in giù, che adesso andrò a rimuovere, e all'interno ha tutti questi cristalli rosa. Io adesso andrò a smontare la collanina, toglierò l'adesivo, toglierò anche i cristalli all'interno e l'andrò a riempire probabilmente con del gel per capelli che andrò a mischiare con un po' di pigmento color oro oppure con un po' proprio di foglia d'oro o ancora meglio forse con del miele, quindi qualcosa che vada a ricordare proprio la pozione. E poi vi farò vedere il risultato anche di questo su Instagram, ma intanto mi serviva proprio la collanina per poter avere l'ampolla ed è costata poco meno di 2 euro, quindi sono molto molto soddisfatto perché l'ampolla è molto bella, l'andrò poi un po' a migliorare. Io su Instagram ho anche creato una Mimvolus Mimbletonia che ho salvato nelle gallerie, nella mia home di Instagram, dove trovate proprio tutti i passaggi per poterla realizzare. Quindi, qualora non l'aveste vista, vi invito ad andare sul mio account Instagram, antonio.seria, per andare a vedere come l'ho realizzata e qual è stato il risultato finale, perché non mi andava di farlo su YouTube, sarebbe stato un lavoro troppo lungo, non ero neanche tanto certo del risultato, e visto che mi ha soddisfatto abbastanza, ragazzi, lo trovate proprio lì e fatemi sapere cosa ne pensate, magari con un messaggio. Secondo pacchetto, sempre da AliExpress, invece è questo qui, che è costato circa 1 euro, nulla di più, e si tratta di un sacchetto della Gringot, è un sacchetto di juta con su il logo della Gringot. Al tour di Harry Potter lo vendevano, costava circa 7-8 euro e all'interno c'erano le monete di cioccolato. Sinceramente, spendere 8 euro per delle monete di cioccolato non mi andava e quindi, girovagando anche in questo caso su AliExpress, l'ho beccato a tipo 1 euro. Quindi l'ho acquistato, ha impiegato i suoi 3 milioni di anni per arrivare, però finalmente è qui. Devo dire che non è male e lo riempirò probabilmente con le monete fake che avevo preso sempre su AliExpress diverso tempo fa, prima di acquistare quelle di Noble Collection, così da poterlo aggiungere in collezione assieme a tutte le altre cose della Gringotts, al lingotto e tutte le altre cose. Quindi, ragazzi, qualora foste interessati, cercherò di lasciarvi sotto nell'info box i link per poterli acquistare. Ragazzi, questo unboxing infinito finalmente è finito. Io vi ringrazio tantissimo per aver visto il video fino alla fine. Fatemi sapere qual è il vostro acquisto, il mio acquisto o pacco ricevuto che vi è piaciuto di più. Fatemi sapere tutto sotto nei commenti, mi raccomando. Lasciate un mi piace, commentate, iscrivetevi al canale qualora non foste ancora iscritti e noi ci vediamo prestissimo con tante altre novità. Ciao!